Il settore turistico in Sicilia ha subito un brusco crollo, soprattutto dopo i devastanti incendi di fine luglio, che hanno convinto molti visitatori a rinunciare alle vacanze nell'isola. Per questo motivo, il sindaco di Castellammare del Golfo, Giuseppe Fausto, ha chiesto ad alta voce che si facesse una campagna informativa finalizzata a rassicurare i turisti che disdicono le prenotazioni in Sicilia, preoccupati per le conseguenze dei roghi, facendo eco così alle strutture alberghiere e turistiche in forte difficoltà per le continue disdette. L'appello del primo cittadino castellammarese non è rimasto inascoltato e infatti ha ricevuto la telefonata del ministro per il turismo Daniela Santanchè, che ha espresso al sindaco Fausto la vicinanza del governo Meloni alla città della provincia di Trapani e dunque a tutta la Sicilia che vive un momento di difficoltà turistica. Ci siamo ritrovati a dover leggere anche su riviste di rilievo internazionale di questi forti disagi, presunti forti disagi che subivano i nostri ospiti in Sicilia, avendo come conseguenza una pioggia di disdette da parte dei turisti che già avevano prenotato per le settimane successive. Quindi abbiamo cercato di porre un freno a questo trend negativo, a questa pioggia di disdette, frutto di una campagna mediatica priva, direi, di fondamento, perché comunque abbiamo avuto sì dei disagi con gli incendi che ci sono stati, ma il mio territorio, il territorio del comune di Castellammare del Golfo, per esempio, non è stato granché interessato rispetto a quanto si è visto. Pertanto ho voluto lanciare questo appello e con mia grande sorpresa, stupore e compiacimento ho ricevuto la telefonata del senatore Raul Russo di Fratelli d'Italia e del ministro stesso, che mi ha voluto mostrare vicinanza da parte del governo nazionale e interessamento per una vicenda che già comunque il ministro stesso conosceva.